Buongiorno, benvenuti nella mia cucina, la cucina di Diego. Oggi vi voglio presentare una ricetta molto simpatica, dei fagottini a sorpresa, ma la sorpresa la vedremo dopo. Andiamo a vedere gli ingredienti. Carciofi, porri, pecorino DOP stagionato toscano, uova, ricotta fresca, scorza di limone, aglio, sale, pepe, pinoli, panna fresca, semi di papavero e pasta sfoglia. Per prima cosa cominciamo a pulire i carciofi. Gli leviamo le foglie dure e lasciamo la parte morbida del carciofo, quindi una pulizia veloce a mano delle varie foglie. Lo dovete sentire finché non sentite la foglia morbida ma croccante allo stesso tempo. Bene, i carciofi sono pronti. Intanto li mettiamo in un po' d'acqua con del limone per non farli annerire. Passiamo alla preparazione dei porri, tagliate a rondelle sottili. La foglia esterna manteniamola intera, ci servirà successivamente e vedremo per cosa. Bene, asciughiamo i carciofi in modo che l'acqua non vada a interferire con la cottura. Panno ben pulito, mi raccomando. Cominciamo a mettere i nostri carciofi nella padella. Per i porri. Mi raccomando che la fiamma sia bassa perché questa parte della lavorazione deve essere a fuoco dolce. Un po' di vino bianco. Questa è una prima cottura del carciofo, poi andremo a finire in forno col nostro fagottino. E questa sarà la nostra sorpresa. A metà cottura dei porri andiamo a utilizzare la foglia che abbiamo lasciato precedentemente, la mettiamo semplicemente a scaldare così, con un coperchio. Questa ci servirà dopo per rifinire il nostro fagottino, vedremo come. Bene, mentre i carciofi e i porri stanno cuocendo, prepariamoci la farcitura che andrà all'interno del carciofo. Quindi ricotta fresca, a questa aggiungeremo del pecorino toscano stagionato DOP, grattugiato all'interno. Un po' di pepe, scorzette di limone, sale, cruste e amalgamiamo il tutto. La nostra foglia si è ammorbidita come volevamo noi. La mettiamo subito sotto acqua fredda in modo che mantenga il colore verde. Bene, abbiamo messo il nostro preparato in una sacca poche che ci servirà per farcire i carciofi. Prendiamo i nostri carciofini. Li sistemiamo in questa teglia da forno. Nel frattempo io ho acceso il forno a 180 gradi. E apriamo i nostri carciofi proprio con le mani, così schiacciando l'interno. Tagliate la sacca poche in modo che venga un buco abbastanza ampio per poter inserire il nostro composto. Bene, prendiamo la pasta sfoglia e racchiudiamoci dentro il nostro carciofino. Mi raccomando, nella parte superiore mantenere una forma graziata che ricordi un fiore, una rosa. Li racchiudiamo con un nastrino vegetale creato da quella foglia di porro che abbiamo precedentemente lasciato intera. E ora la parte finale. Io ho sbattuto in precedenza un uovo, con un pennello da cucina vado a bagnare alcune parti del fiore. Poi prendiamo i semi di papavero. Bene, siamo pronti a infornare. 190 gradi, 15 minuti. Prepariamoci la vellutata di porri. La prepariamo sempre alla fine perché deve essere calda, quindi non fatela in precedenza, sennò vi si raffredda e si rapprende. Preparato, lo mettiamo in un contenitore dove lo lavoreremo con il mixer. Bene, mi raccomando, la presentazione del piatto è molto importante. Come sapete, a me piace molto curare piatto nella sua realizzazione finale. Andiamo a mettere il nostro fagottino al centro. Qualche chicco di pepe rosa. Bene, il piatto è pronto. Il fagottino a sorpresa in vellutata di porri sarà un'ottima idea per stuzzicare i vostri commensali. Da Diego, buon appetito, ciao! E bravo Diego, davvero una bella sorpresa che potete rivedere quando volete sul sito www.copfirenze.it.